Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Quante persone abbiamo conosciuto nel corso della nostra vita fino ad oggi? A volte, a una prima impressione, si è colpiti dai loro pregi, dalle doti, dai lati positivi. Ma poi, frequentandosi, si scopre che oltre a delle belle doti hanno anche dei limiti. Ma allora, fino a che punto ci si può fidare pienamente di una persona? È saggio non dimenticare mai che ogni individuo è limitato nelle sue capacità e nei suoi pregi. Non ci si può meravigliare se le sue risposte alle nostre attese non sono totalmente soddisfacenti. Soprattutto non ci possono offrire salvezza, parola grossa questa, ma che tra il resto significa senso vero della vita, senso del godere e del soffrire, dell'amare sia nei giorni luminosi come nelle notti più oscure, ragione o motivo per cui si spera, per cui si va avanti con fedeltà. Questa salvezza, questo senso della vita non ce lo può dare nessuna persona a questo mondo. Lo potrebbe fare qualcuno che venisse da oltre i nostri orizzonti, dal di fuori dei nostri confini e dei nostri limiti. Qualcuno umano come noi e nello stesso tempo libero dai nostri condizionamenti. Questo qualcuno il popolo della Bibbia lo chiamava Messia, che tradotto in greco suona così: Cristo. «Chi dite voi che io sia?» domanda Gesù ai suoi apostoli nel Vangelo di questa domenica. Risponde per tutti Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Nell'antico popolo biblico, chi aveva una missione da adempiere nel nome di Dio veniva unto con olio sul capo. Messia o Cristo significa appunto unto, in altre parole, consacrato e inviato per una missione. C'è questo significato nella risposta di Simon Pietro, ma modulato su una tonalità squisitamente personale. Tu sei colui che Dio ha mandato per dare senso, salvezza alla mia esistenza. E per questo tu sei qui, tu lo puoi fare. Se siamo cristiani, non occorre gridarlo in piazza. Ma nemmeno ci è lecito mascherare la nostra appartenenza a Cristo, in chi altri potremmo riporre una fiducia altrettanto incondizionata. L'opinione pubblica può limitarsi a definire più o meno genericamente chi è Gesù Cristo, ma chi gli è amico e familiare no, ne parla con affetto. Tu sei il Cristo, sei persona umana come sono io, ma sei anche l'inviato che può dare senso e sapore a tutta la mia vita. Infatti, sei il figlio del Dio vivente. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.